Il campo largo è unito e compatto, non ci sono difficoltà. Chiaramente le difficoltà fisiologiche e naturali di tutte le coalizioni, non solo la nostra, ma sono difficoltà che si riscontrano in tutte le amministrazioni, governi, niente di particolare, ecco. Ecco, però, diciamo, lei dal suo ruolo terzo di Presidente del Consiglio avrà notato che proprio alle volte dal Partito Democratico, dall'Aula, arrivano anche dei suggerimenti, delle sollecitazioni, anche dei pungoli, no? Nei giorni scorsi, per esempio, Italo Pontone sul Palmisano, anche il capogruppo spesso è critico, tra virgolette. Ecco, da Pidina, insomma, che cosa significa? Allora, intanto io tengo a precisare che il Partito Democratico, il gruppo del Partito Democratico, ma anche gli altri gruppi della maggioranza, hanno sempre votato uniti e compatti tutti i punti all'ordine del giorno che abbiamo discusso e che abbiamo portato in Consiglio Comunale. Ed è il dato, come dire, pratico. Poi che ben venga la sollecitazione dei consiglieri comunali. L'amministrazione è il Consiglio Comunale. I consiglieri comunali di minoranza e di maggioranza, mai sia non vengano da loro delle sollecitazioni. Ecco, se qualcuno ha anche accusato, insomma, il Consiglio di essere un po' troppo lento sulle questioni, insomma, sono arrivati ancora pochi accapi di una certa rilevanza in aula. Perché? Ma quelli non li porta i consiglieri comunali, i punti all'ordine del giorno, come dire, non sono frutto del consigliere comunale. Sì, della giunta, nel senso non è arrivato nulla di rilevante, almeno finora. Eh beh, stanno, venerdì abbiamo un consiglio comunale abbastanza importante, si discuterà del bilancio consolidato, si discuterà dell'accordo di programma dell'emergenza abitativa, stiamo facendo riunioni e discutendo dell'housing sociale, voglio dire, non ci sono pochi argomenti in discussione, c'è molto ed è chiaro che adesso arriverà tutto in aula. Su che cosa lei ha anche dato magari un maggiore impulso? Su che cosa bisogna accelerare secondo lei? Beh, su tutto evidentemente, bisogna partire su tutto, dare un'accelerata su tutto. Adesso questi mesi, dopo la vittoria della campagna elettorale, sono serviti anche come rodaggio, anche per la tecnostruttura che è abbastanza, come dire, che stiamo provando a rimpinguare, diciamo così, ma l'accelerata va data su tutto. E le nostre delibere sono...